affrontare questo impegno con la massima determinazione alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo. Per l'ottava giornata del girone G di Serie B si affrontano Diaz Biceglie e Futsal Senise. Mostra un approccio piuttosto volitivo la conclusione sull'esterno della rete da parte di Dipinto. Primo brivido, centralmente Deliso, gioco di gambe, conclusione di Michele Deliso, deviata in angolo da Plaza. Senise riparte in contropiede come in questa circostanza, attenzione perché arriva la sfortunata autorete di Deliso. In profondità per Walter Di Vincenzo, gioco di gambe di Di Vincenzo, la conclusione parata in superiorità numerica in questo istante, Sellac, attenzione alla conclusione, a segno De Fina. Al dodicesimo del primo tempo, raddoppio del Senise con De Fina in contropiede. Di Vincenzo per Quintero, Quintero tutto solo, palo di Quintero clamoroso. La ripartenza della Diaz con Deliso, lo scavetto e poi sotto misura c'è l'errore da parte di Walter Di Vincenzo. Da questi a Michele Deliso in banda sinistra, prolunga per Quintero, Quintero il destro sull'esterno della rete. Riparte il Senise con Giannace, Grandinetti sotto misura, fallisce in contropiede il Tris. La formazione ospite la cede a Caggianelli, viene avanti Caggianelli, converge, è ancora la rete di Angelo Cassanelli, colpo di biliardo di Capitan Cassanelli, pericoloso Dipinto, attenzione, e c'è un errore clamoroso in fase difensiva da parte della Diaz, si addormenta letteralmente. Pedone ancora avanti, Sasso, e arriva la rete da parte di Mauro Caggianelli. Quindicesimo della ripresa, torna in scia la Diaz, lo fa con il numero 8 Mauro Caggianelli. Un gol di svantaggio quantomeno per preservare l'imbattibilità stagionale. Caggianelli, azione individuale di Mauro Caggianelli. Ancora Roberto Sasso, pedone, Cassanelli, Roberto Sasso, Caggianelli, arriva la rete dal 3-3, firmata Walter Di Vincenzo. Si chiude qui 3-3, strappa un punto il Senise alla Diaz, ma quanta fatica per i biancorossi per preservare l'imbattibilità casalinga in campionato. È un match che ha offerto davvero grandi emozioni, soprattutto nella ripresa.